Con me c'è Enrica Perucchietti, alla quale do subito il buongiorno e ben trovata con me. Ciao, ben trovata Enrica. Ciao, buongiorno, ben trovata. E allora, come sempre, il nostro appuntamento, quello del martedì, quindi con le origini occulte della musica. Tra l'altro ricordiamo che sono ben 3 libri scritti da Enrica Perucchietti, che parlano e spaziano ovviamente da qualsiasi tipo di artista. Oggi ci fermiamo sul chitarrista dei Led Zeppelin, Jimmy Page, che non ha mai fatto segreto, per esempio, di praticare delle cose strane, quindi ne parliamo con te. Ma mi viene da dire, come mai? Ok, diccelo. Beh, a differenza di tanti altri artisti, lui è stato un po' considerato un enigma del rock, perché si è creata anche questa immagine un po' sulfurea, molto molto riservata attorno alla sua persona. Si erano diffuse tutta una serie anche di dicerie che avesse siglato un patto col diavolo. Fatto sta che comunque anche poi nelle più recenti interviste, comunque nei suoi libri, nelle sue biografie, Page ammette questa sua passione per la magia sessuale, per la magia in generale, il tantrismo, e soprattutto per la figura del più grande, più famoso mago del Novecento, che è Aleister Crowley. Una tale passione, potremmo quasi definire l'ossessione, che l'aveva portato nel 1970 a comprare la famigerata Moleskine House dall'attore Michael Caine. Un altro Michael Caine che ritroviamo un po' sempre ovunque nelle storie legate alla magia e all'occulto di quegli anni, degli anni, soprattutto degli anni 60-70. Ebbene, Page compra questo maniero, questo antico mulino a vento a Inverness, vicino a Inverness, sul lato meno turistico di Loch Ness, che era appunto appartenuto per diverso tempo a Aleister Crowley, dove Crowley tra l'altro aveva officiato diversi importantissimi rituali di magia. Se lo fa ristrutturare da un occultista, Charles Pace, affinché possa far rivivere tutta una serie di sigilli che vi erano all'interno di questo maniero, di questo ex mulino a vento. Ed è però proprio da quando, insomma, acquista questo maniero che inizia a diffondersi la leggenda che ci sia una specie di maledizione sui Led Zeppelin, perché iniziano effettivamente a cadere, a morire come mosche, e soprattutto in questa decina d'anni, dal 70 all'80, quando, dopo già la morte nel figlio di soli 5 anni di Robert Plant, avviene la morte che, insomma, scioccherà ovviamente il gruppo, che è quella della morte di John Bonham. Sì, ma guarda, quando succedono queste cose della serie, no, ma io non ci voglio credere, no, alle cose negative, che però poi non si sa come mai accadono, e allora uno si ferma e dice: oddio, dove sarà veramente il significato di quello che sta succedendo? Esatto, anche perché, insomma, questo bellissimo maniero, io tra l'altro ero andata qualche anno fa proprio, insomma, a visitarlo. Ah, si trova andata appunto sul lato meno turistico, non mi sono fatta scappare l'occasione, si trova sul lato appunto meno turistico del lago di Ness, meraviglioso, e si trova però proprio davanti, erge proprio davanti a un piccolo cimitero celtico, dove ci sono tutte queste lapidi, perché c'era una piccola chiesetta che però prese fuoco nell'antichità e vi morirono, insomma, tutte le persone che stavano officiando la messa. Quindi già, insomma, c'è un'aura, insomma, sì, così sfortunata e sulfurea. E quando Jimmy Page appunto acquistò questo maniero, se lo fece ristrutturare, fece rivivere, insomma, anche quel clima magico che aveva quando vi abitava Crowley, iniziarono, insomma, a diffondersi tutta una serie di dicerie anche nel paese, sui rituali che vi teneva. Poi, insomma, i Led Zeppelin, soprattutto su alcuni album, pensiamo alle Zeppelin 4, inserirono tutta una serie di simboli, di rune, di sigilli, pensiamo al famosissimo Zoso, e quindi, insomma, ci giocarono anche abbastanza. Fatto sta che iniziarono a morire tutta una serie di personaggi legati allo staff delle Zeppelin, come dicevo, il figlio Robert Plant, e poi la moglie di John Bonham fece sì che gli altri membri del gruppo arrivarono a fare delle pressioni su Jimmy Page, che poi decise di vendere questo maniero, di trasferirsi altrove, anche se poi fondò una sua casa editrice sempre legata alle tematiche dell'occulto, perché comunque l'occulto, la magia, la storia del
delle religioni sono tematiche, come ha ancora confermato recentemente Jimmy Page, hanno accompagnato tutta la sua vita e anche tutta la sua produzione, la sua carriera. Sì, sì, ma dietro queste cose poi dopo uno dovrebbe, come dicevo prima, leggerci qualcos'altro, no? Però rimangono poi, come suggerivi proprio tu inizialmente, rimangono, come dire, delle trame sulfure che quindi così ti danno una visione dell'artista e anche no, e ti danno forse un po' l'idea di quello che uno cerca poi di trasmettere anche all'interno della musica, all'interno di quello che fa, della sua produzione, no? Assolutamente sì, poi dobbiamo anche considerare che in quel periodo tantissimi cantanti, artisti, produttori erano letteralmente infognati di magia, di occultismo, di esoterismo. Semplicemente Page era a un livello comunque molto più alto rispetto a tanti altri che magari magheggiavano a un livello un pochino più dilettantistico. Infatti la figura di Page secondo me è una delle più affascinanti, se insomma sì, se studiata, analizzata da vicino rispetto a tante altre su cui magari si sono proiettate più dicerie, come per esempio Mick Jagger, su cui poi scava scava c'è ben poco se non qualche interesse, qualche lettura, più che altro il legame con Marianne Faithfull, che era quella diciamo più strega sì, del gruppo, se non addirittura Brian Jones, ma per il resto magari si è creata appunto più la leggenda che fosse il mago nero, lo stregone Mick Jagger, mentre invece insomma Jimmy Page gli dava era decisamente molto molto più avanti. Bene, grazie Enrica Perucchietti, ci ritroviamo la prossima settimana. Assolutamente, buona giornata. Ciao. A tutti, ciao. Radio Linea.